siamo nel 1937, in un pomeriggio di giugno, in un laboratorio della Società del Gas di Parigi al numero 28 di Place Saint-Georges. Qui lavora André Helbronner, un eccellente fisico e inventore francese, insieme al suo assistente, nato a Odessa ma naturalizzato francese, di nome Jacques Berger. Nel laboratorio si fanno studi all'avanguardia, perciò spesso arrivano persone pronte a proporre idee bizzarre e strampalate. Helbronner è il tipico studioso chiuso nelle sue ricerche, non ha nessuna voglia di starle a sentire, così ha lasciato, come succede spesso al suo assistente, il compito di accogliere eventuali visitatori. Jacques Berger ne ha sentiti diversi di personaggi strani, ma quel giugno del 1937 si presenta qualcuno destinato a lasciare un segno indelebile sulla sua vita. Berger accolse il misterioso personaggio, che esordì con queste parole: «Il signor André Helbronner, di cui voi siete, credo, l'assistente, si dedica alla ricerca dell'energia nucleare. Il signor Helbronner ha voluto tenermi al corrente di alcuni risultati ottenuti e in particolare dell'apparizione della radioattività dovuta al polonio. Voi siete molto vicini alla riuscita, come d'altronde altri scienziati contemporanei. Posso permettermi di mettervi in guardia? Gli studi ai quali vi dedicate, voi e i vostri simili, sono terribilmente pericolosi. Essi mettono in pericolo non soltanto voi, sono temibili per l'intera umanità. La liberazione dell'energia nucleare è più facile di quanto non pensiate, e la radioattività artificiale prodotta può avvelenare l'atmosfera del pianeta in pochi anni. Inoltre, esplosivi atomici possono essere fabbricati con pochi grammi di metallo e radere al suolo città intere. Ve lo dico nettamente, gli alchimisti lo sanno da molto tempo». Siamo nel 1937, il misterioso visitatore mostra di conoscere in anticipo le più terribili conseguenze della ricerca atomica, ovvero le bombe che solo 8 anni dopo, nel 1945, metteranno fine alla Seconda Guerra Mondiale. Berger è uno scienziato e quando sente la parola alchimista vorrebbe prendere in giro l'interlocutore, ma il suo ospite lo anticipa. «So cosa state per dirmi, ma è senza interesse. Gli alchimisti non conoscevano la struttura del nucleo, non conoscevano l'elettricità, non avevano alcun mezzo di scoperta. Essi dunque non hanno potuto operare nessuna trasmutazione, non hanno dunque mai potuto liberare l'energia nucleare. Io non tenterò di darvi le prove di ciò che ora vi dichiarerò, ma vi prego di ripeterlo al signor Helbronner. Combinazioni geometriche di materiali estremamente puri bastano per scatenare le forze atomiche senza che ci sia bisogno di utilizzare l'elettricità o la tecnica del vuoto». Dopo questa dichiarazione, l'interlocutore ne fa un'altra ancora più estrema, citando un'opera del chimico britannico Frederick Soddy. «Io penso che siano esistite nel passato civiltà che hanno conosciuto l'energia dell'atomo e che un cattivo uso di questa energia le abbia completamente distrutte». Poi l'ospite ha aggiunto, mentre Berger ascoltava stupito: «Vi chiedo di ammettere che alcune tecniche parziali sono sopravvissute. Vi chiedo anche di riflettere sul fatto che gli alchimisti univano alle loro ricerche preoccupazioni morali e religiose, mentre la fisica moderna è nata nel secolo XVIII dal divertimento di alcuni signori e di alcuni ricchi libertini. Scienza senza coscienza. Io ho creduto di far bene avvertendo qua e là alcuni ricercatori, ma non ho alcuna speranza di vedere che questo avvertimento dia i suoi frutti». Berger a questo punto stava valutando con più serietà l'ospite, anche perché il suo tono e i suoi argomenti erano quelli di uno che sa molte cose. Allora gli chiese di spiegargli cosa fosse precisamente l'alchimia. «Il segreto dell'alchimia, eccolo», ha risposto l'ospite. «Esiste un mezzo di manipolare la materia e l'energia in modo da produrre ciò che gli scienziati contemporanei chiamerebbero un campo di forza. Questo campo di forza agisce sull'osservatore e lo mette in una situazione privilegiata di fronte all'universo. Da quel punto privilegiato egli ha adito a realtà che lo spazio e il tempo, la materia e l'energia abitualmente ci nascondono. È ciò che noi chiamiamo la grande opera». La pietra filosofale e la fabbricazione dell'oro sono soltanto applicazioni, casi particolari. L'essenziale non è la trasmutazione dei metalli, ma quella dello sperimentatore stesso.
Detto questo, che suona come un monito per la scienza, Berger non rivedrà mai più quell'uomo, ma l'ospite lascerà una traccia incancellabile nella storia e nella sua memoria, sotto il nome di Fulcanelli. Secoli dopo che la scienza moderna sembra aver soppiantato l'alchimia, Fulcanelli portava avanti la sua tradizione ancora nel XX secolo. Da alcuni è considerato l'unico ad aver completato la grande opera alchemica nel Novecento, da altri l'unico nella storia ad aver ottenuto la pietra filosofale. Per tutti la sua identità e la sua vita sono uno dei più grandi enigmi del Novecento e forse della storia intera. Le sue opere sono considerate straordinarie in quanto ancora nel Novecento si rifanno all'antica maniera di praticare l'alchimia con la centralità del lavoro manuale in laboratorio visto come procedimento fondamentale per la grande opera. Tutte le ricerche per ritrovarlo dopo la Seconda Guerra Mondiale fallirono, ma in questo video tenteremo di ricostruire la sua vera storia. Se siete pronti, addentriamoci nell'incredibile indagine su Fulcanelli, l'ultimo degli alchimisti. Partiamo dal nome del protagonista della nostra indagine. Lui si firmava A.H.S. Fulcanelli. A.H.S. sta per Apostolus Hermetice Scientiae, apostolo della scienza ermetica, e Fulcanelli è dichiaratamente non un nome vero ma uno pseudonimo. Visto che fu probabilmente francese, andrebbe pronunciato alla francese Fulcanelli, ma secondo alcuni era inteso come nome italiano, quindi lo pronuncerò all'italiana nel video. Potrebbe essere una storpiatura dell'unione tra due parole, vulcano ed elio, che rimandano alla fornace dell'alchimista e ai fuochi alchemici, oppure vulcano ed el, un nome biblico che più o meno comunque rimanda allo stesso significato di un fuoco sacro, chiaramente collegato all'alchimia. Ricostruire anche a grandi linee una possibile biografia di Fulcanelli è un'impresa difficilissima e prima di provarci bisogna distinguere almeno quattro livelli di fonti diverse da cui si possono ricavare delle informazioni che ordinerò dalla più certa alla meno certa nel senso dell'attendibilità. La fonte più certa sono le due opere pubblicate a nome di Fulcanelli, senza ombra di dubbio la prova più tangibile sul pensiero, lo stile e la cultura del personaggio. Poi la maggior parte delle notizie su di lui ci derivano dalle prefazioni a queste opere e da varie interviste rilasciate da quello che si è sempre dichiarato come il suo allievo prediletto e forse l'unico, ovvero Eugène Cancellier, nato nel 1899. La terza fonte che ha reso anche popolare internazionalmente la figura di Fulcanelli è Il Mattino dei Maghi, pubblicato nel 1960 da Louis Powells e Jacques Berger, dove si riporta per esempio l'episodio che vi ho raccontato all'inizio. Cancellier e Berger sono le due fonti più importanti relative a incontri con la persona di Fulcanelli, poi all'ultimo livello stanno le speculazioni di un gran numero di studiosi e talvolta leggende popolari non confermate ma molto diffuse. Eugène Cancellier afferma nella prefazione alla terza edizione dell'opera di Fulcanelli del luglio 1964 di aver conosciuto Fulcanelli nel 1915, quando Cancellier aveva solo 16 anni, mentre Fulcanelli fu conosciuto da Jean-Julien Champagne, un altro personaggio che sarà molto importante nella nostra storia 10 anni prima, nel 1905. Al momento del suo apprendistato presso Fulcanelli, Cancellier lo ricorda come un bel vecchio con la barba bianca, perciò la nascita supposta di Fulcanelli viene collocata intorno al 1839, ma non c'è nessuna certezza di questo. Sempre sulla scorta di questa ipotesi, nel 1870 Fulcanelli, trentenne, avrebbe partecipato alla difesa di Parigi agli ordini dell'architetto e ingegnere Viollet-le-Duc, che coordinò opere di difesa della città contro le truppe prussiane. Fulcanelli avrebbe addirittura ricevuto la medaglia per il valore militare. Il personaggio sarebbe rimasto ignoto fino agli inizi del Novecento, quando appunto si sarebbe circondato di due sodali, il giovanissimo Eugène Cancellier, che diventerà il suo allievo prediletto, e Jean-Julien Hubert Champagne. Cancellier si interessava di alchimia fin da ragazzino e si dice avesse sempre preferito parlare con gli adulti rispetto che con i coetanei. Champagne era infatti più anziano di lui, di oltre 20 anni.
Nato nel 1877, era un uomo poliedrico, pittore, scrittore, ma anche abile falsario e soprattutto interessatissimo pure lui all'alchimia. Prima di incontrare Cancellier, Champagne era stato molto vicino a un altro giovane occultista svizzero, René Adolf Schwaller de Lubitsch. Schwaller diventerà adepto di varie congreghe esoteriche primo novecentesche e anche egittologo di fama. Con Champagne però collaborò nel tentativo di riprodurre la tecnica con cui sono state realizzate le vetrate della cattedrale di Chartres. Ancora oggi sono le vetrate più importanti, risalenti al XIII secolo e presentano un colore blu particolare, inimitabile, tale che è noto come blu di Chartres. Nella Parigi dei primi decenni del Novecento, alchimia, esoterismo ed occultismo erano di moda, come del resto in varie parti del mondo in quell'epoca, e si dice che non fosse difficile avvistare Champagne e Cancellier in librerie e biblioteche, intenti a consultare testi su questi argomenti. Sembrava che lo stesso Champagne guidasse gli studi del più giovane Cancellier, ma nel frattempo entrambi tessevano le lodi del loro comune maestro, Fulcanelli. Il nome di Fulcanelli era conosciuto quindi tramite i discorsi di questi due, ma su sue effettive apparizioni in pubblico rimane il mistero. Alcuni sostengono che abitasse in una bella casa, mentre pare che i suoi pupilli, Champagne e Cancellier, condividessero per un periodo un piccolo appartamento. Cancellier e Champagne sarebbero stati anche in contatto con la famiglia de Lesseps, di cui frequentavano la casa. Per capirci, Ferdinand de Lesseps fu un diplomatico e lavorò al progetto del canale di Suez e del canale di Panama, due opere fondamentali nella storia, quindi sicuramente erano una famiglia di spicco. Alcuni membri della famiglia sarebbero entrati a far parte di una società segreta di stampo esoterico chiamata Fratelli di Heliopolis, fondata proprio da Champagne e Cancellier. La società aveva come obiettivo quello di diffondere gli insegnamenti del loro maestro Fulcanelli, che però solo a loro parlava e non direttamente alla fratellanza. Un altro membro di questa società era un certo Gaston Sauvage, che nel 1922 fu testimone di un evento incredibile avvenuto a Sarcelles, luogo natale di Cancellier, non lontano da Parigi. Qui Fulcanelli si sarebbe dimostrato in grado di trasmutare il piombo in oro, tipica capacità di un vero alchimista, proprio sotto agli occhi di Sauvage e di Cancellier. Secondo altri racconti, la trasmutazione sarebbe stata operata da Cancellier stesso davanti a Champagne e Sauvage, ma comunque sempre grazie alle conoscenze alchemiche di Fulcanelli. Probabilmente nello stesso 1922 Fulcanelli avrebbe affidato al suo allievo Cancellier tre suoi testi con il compito di pubblicarli. Secondo Cancellier, Fulcanelli sarebbe stato frequentato anche da Anatole France, scrittore francese e premio Nobel per la letteratura, sicché una possibile apparizione pubblica di Fulcanelli sarebbe stata al funerale di questo scrittore nel 1924 e alcuni parlano di un suo cambio di residenza nel 1925. Da lì in poi, comunque, Fulcanelli scomparve come nel nulla. Ma se pensate che la sua storia sia finita, non è assolutamente così. Siamo solo all'inizio. Nel 1926, infatti, apparve il primo testo a firma di Fulcanelli, intitolato Il mistero delle cattedrali, per cui è poi rimasto celebre. Della pubblicazione si occupò Cancellier, come ordinato dal maestro. Il testo fu pubblicato dall'editore Chemie di Parigi, accompagnato da 36 illustrazioni di Champagne. In realtà la tiratura iniziale dell'opera fu solo di 300 copie e fu apprezzata da un ristretto gruppo di persone interessate di alchimia ed esoterismo. Nella sua prefazione dell'ottobre 1925, Cancellier testimonia anche la scomparsa del suo maestro, scrivendo: già da molto tempo ormai l'autore di questo libro non è più tra noi. L'uomo si è eclissato, riemerge soltanto il suo ricordo. Parrebbe quindi che Fulcanelli sia scomparso prima del 1924, quindi è poco probabile la sua partecipazione al funerale che dicevamo, ma piuttosto che sia sparito nel 1922, anche perché molto tempo non sembra adatto per definire solo un anno dalla sua scomparsa. Comunque Cancellier mette bene in chiaro che con questa scomparsa non intende la sua morte. Per effetto di questa fiamma divina il vecchio uomo si è completamente consunto.
Il nome, la famiglia, la patria, tutte le illusioni e tutti gli errori, tutte le vanità sono ridotte in polvere. Ma da questa cenere, come la fenice dei poeti, nasce una nuova personalità. Così almeno pretende la tradizione filosofale. Il mio maestro lo sapeva e sparì quando giunse l'ora fatidica, quando il segno fu compiuto. Sostanzialmente Fulcanelli avrebbe raggiunto un nuovo stadio di esistenza. Nella prefazione alla seconda edizione dell'agosto 1957, Conseiller ha motivato anche la scelta di Fulcanelli di usare uno pseudonimo. Quando il mistero delle cattedrali fu scritto nel 1922, Fulcanelli non aveva ricevuto ancora il dono di Dio, ma era così vicino all'illuminazione suprema che ritenne necessario aspettare e mantenere l'incognito, del resto sempre conservato, più ancora per inclinazione personale che per scrupolo d'una rigorosa obbedienza alla regola del segreto. L'interesse per la prima opera fu rafforzato dall'uscita della seconda opera di Fulcanelli, chiamata Le dimore filosofali, uscita 4 anni dopo la prima, nel 1930, sempre grazie a Conseiller. La teoria centrale dei due libri in sostanza è che i misteri dell'alchimia siano stati nascosti in codice nell'architettura, in particolare in quella delle chiese gotiche. Per mezzo dell'architettura sarebbe stato trasmesso il messaggio dell'alchimia risalente ad epoche infinitamente lontane dell'umanità. La tesi è presentata con grande ricchezza di riferimenti, cosa che dimostra che colui che si celava dietro lo pseudonimo Fulcanelli era un uomo quantomeno di grandissima cultura. Non parlo nel dettaglio qui del contenuto, magari sarà l'argomento per un futuro video se vi interessa, comunque la tesi attirò l'attenzione nell'ambiente parigino. La gente andò a osservare meglio i bassorilievi di Notre Dame che Fulcanelli diceva nascondesse i massimi segreti alchemici. Si diffuse la moda di tentare di decifrare le architetture e soprattutto in realtà il complicatissimo modo in cui Fulcanelli veicolava le sue conoscenze. Il terzo libro di Fulcanelli, purtroppo, invece, non uscirà mai. Conseiller ha rivelato il suo titolo, Finis Gloriae Mundi, che significa dal latino la fine della gloria del mondo, e anche il titolo di un dipinto del pittore spagnolo Juan de Valdés Leal, conservato a Siviglia. Potete trovare un'opera con questo titolo uscita nel 1999, ma non è considerata attribuibile al Fulcanelli delle altre due. Dopo l'uscita delle opere, Champagne proverà in tutti i modi a seguire le orme del maestro e a raggiungere la grande opera alchemica, ma evidentemente non ci riuscirà. L'abuso di assenzio lo condusse rapidamente al declino e fu trovato morto il 26 agosto 1932, collassato accanto a una bottiglia vuota. Conseiller, visto quello che era successo a Champagne, capì che non avrebbe potuto raggiungere il livello di Fulcanelli e decise di occuparsi semplicemente di divulgare il suo sapere. Di fatto Conseiller rimase l'ultimo allievo di Fulcanelli. Ma qui, da quella che finora può sembrare una storia insolita ma nei termini del credibile, si passa rapidamente alla leggenda. Nel 1937 Fulcanelli avrebbe mostrato di possedere eccezionali conoscenze a Berger, come abbiamo visto all'inizio. Nel 1940 Berger, il suo capo e il Bronner presentarono all'Accademia delle Scienze francese un dossier sulla bomba H e alcuni credono che questo sia merito anche delle rivelazioni fatte da Fulcanelli a Berger. Ma come abbiamo detto, Conseiller descriveva Fulcanelli come anziano già nei primi decenni del Novecento, quindi nel 1937 avrebbe avuto all'incirca 100 anni, che non torna con la descrizione di Berger. Ma c'è di più. Conseiller racconta che ebbe l'onore di incontrare di nuovo il suo maestro addirittura nel 1953. Conseiller ricevette una lettera con l'istruzione di recarsi a Siviglia, in Spagna, e dalla calligrafia capì che era senza dubbio una lettera di Fulcanelli. Raggiunta Siviglia, che coincidenza è anche la città dove si trova il dipinto Finis Gloriae Mundi, fu portato su una macchina verso i Pirenei e sulla cima di una montagna davanti a un castello incontrò nuovamente Fulcanelli. Dimostrava 80 anni, seppure ben portati, quando era suo maestro e ora nel 1953 stava davanti a lui dimostrando non più di 50 anni.
Il castello era abitato da adulti e bambini vestiti in abiti cinquecenteschi, persone che sembravano appartenere a un'altra epoca, e Fulcanelli gli rivelò che si trattava di una sorta di comune segreta di alchimisti. Fulcanelli invitò Cancellier a vivere lì e gli offrì un laboratorio per portare avanti ricerche alchemiche e lui accettò ben felice. A parte il fatto strano che Fulcanelli sembrava ringiovanire invece che invecchiare, la cosa più strana avvenne una mattina in cui Cancellier si svegliò presto e uscì a prendere un po' di aria fresca. Nel cortile del castello vide tre donne che rientravano e una lo salutò. Con suo grande stupore la donna era Fulcanelli. Cancellier rimase sbalordito e spiegherà poi che non era Fulcanelli vestito da donna, ma proprio diventato donna. Questa può sembrarvi una cosa del tutto fuori posto nella storia che vi sto raccontando, ma in realtà c'entra molto con l'alchimia. Infatti uno degli obiettivi della grande opera alchemica è l'androgino divino, anche chiamato Rebis alchemico, ovvero un essere che riunisce in sé gli opposti e tra questi anche il maschile e il femminile. La metamorfosi di Fulcanelli avrebbe dato prova a Cancellier che il suo maestro aveva davvero raggiunto la massima conoscenza alchemica. L'androgino divino poi gli suggerì di abbandonare il laboratorio e Cancellier obbedì come in preda a una visione. Dirà poi che tutte le memorie di questi eventi divennero vaghe come un sogno. Nel 1953 Fulcanelli avrebbe dovuto avere oltre 110 anni e secondo Cancellier sarebbe stato addirittura allievo diretto di Basilio Valentino, un alchimista forse vissuto nel 1400. Quindi Fulcanelli avrebbe avuto circa 500 anni, anche se c'è da dire che con molta probabilità Basilio Valentino non è mai esistito. Nel 1960 esce Il mattino dei maghi, a firma del giornalista Louis Powells e dello stesso Jacques Berger, che racconta lo strano incontro con Fulcanelli e il suo collegamento con le ricerche sul nucleare. Con questo libro, che gode di un grandissimo successo, la figura di Fulcanelli diventa veramente di interesse mondiale. Allo stesso tempo esce definitivamente da una dimensione di attendibilità storica, per finire direttamente nel mito. La fama di Fulcanelli raggiunge ogni continente, i suoi libri cominciano a essere venduti a milioni. Immerso in un fitto alone di mistero, Fulcanelli diventa per molti un maestro immortale, si cominciano a registrare sue apparizioni in giro per il mondo, come era avvenuto tempo prima per il famoso conte di Saint-Germain, anzi alcuni dicono che il conte e Fulcanelli siano addirittura la stessa persona, oppure che Fulcanelli sia il leggendario alchimista Nicolas Flamel. Viene tirata in mezzo anche la CIA, che si sarebbe messa alla ricerca di Fulcanelli temendo che le sue conoscenze potessero mettere in pericolo la sicurezza internazionale, o secondo altri lo avrebbe cercato perché possedeva manoscritti alchemici dal contenuto segreto. Insomma, da quel 1960 e per oltre un ventennio ci fu una sorta di Fulcanelli mania. Chi diceva di averlo incontrato nel 78 vivo e vegeto a Firenze, chi gli dedicava canzoni e omaggi nei film. In tanti volevano sapere chi si nascondesse davvero dietro questo nome, ma nessuno sapeva neppure se fosse vivo o morto e soprattutto se fosse davvero mai esistito. Dopo avervi raccontato tanti avvenimenti tra il misterioso e il mirabolante, è il momento di recuperare un po' di buonsenso e un approccio razionale e storico per provare a scoprire chi si cela veramente dietro lo pseudonimo di Fulcanelli. E ci si può provare per varie strade tramite tante considerazioni diverse. La prima considerazione è se Fulcanelli, con le sue stravaganze, sia un personaggio realmente esistito, sia l'identità nascosta dietro cui si cela qualcuno di conosciuto sotto altro nome che magari abbiamo già incontrato nel corso di questa storia. Alcuni hanno detto che la sua storia di alchimista eccelso è così unica che Fulcanelli deve essere per forza esistito, ma in realtà non sembra molto una persona vera, ma una costruita d'arte per riunire vari tratti caratteristici degli alchimisti rinascimentali come Nicolas Flamel o settecenteschi come il conte di Saint-Germain. Anche le teorie espresse da Fulcanelli, sia nel resoconto di Berger sia nelle sue opere, per quanto interessanti, non sono innovative come sembrano. Per Fulcanelli l'alchimia sarebbe il legame con civiltà scomparse da millenni e ignorate dagli archeologi, e questa è una teoria già tipica della teosofia, una dottrina filosofico-religiosa divenuta popolare proprio agli inizi del Novecento. In realtà la teoria è, in varie accezioni, popolarissima ancora oggi.
anche l'idea centrale dell'opera di Fulcanelli, ovvero quella che le cattedrali gotiche nascondano segreti dell'alchimia, può sembrare innovativa e degna di un vero grande maestro esperto dei più occulti segreti, ma in realtà era una diceria popolare presente per secoli proprio nella città di Parigi. A Parigi si diceva, per esempio, che il cimitero degli innocenti, luogo macabro e suggestivo, poi smantellato, nascondesse significati alchemici, in quanto la sua ristrutturazione sarebbe stata finanziata proprio da Nicolas Flamel, personaggio che abbiamo nominato varie volte e che sembra un po' il prototipo per Fulcanelli, con il quale tra l'altro condividerebbe anche la struttura e il significato del nome, visto che Fulcanelli sarebbe Vulcano più El e Flamel Fiamma più El. La fama di Fulcanelli è dovuta soprattutto al Mattino dei Maghi, uscito nel 1960, infatti fino a quel momento i libri di Fulcanelli non avevano venduto granché e non era esplosa la Fulcanelli mania. L'incontro al laboratorio, in cui Fulcanelli mostra di sapere in anticipo gli effetti dell'atomica e parla di antiche civiltà che sono state distrutte da queste armi, è un tema tipico della fantascienza e della letteratura post-atomica. Facilmente si sarebbe potuto inserire un episodio sensazionale di preveggenza a posteriori rispetto al vero lancio della bomba atomica. Gli eventi del ritorno di Fulcanelli dopo la seconda metà degli anni 30 non hanno reali basi storiche, questo si capiva anche dalla loro evidente fantasiosità. Se Bergeno risulta granché attendibile, vediamo la nostra altra fonte principale, ovvero Eugène Cancellier. Il suo viaggio a Siviglia nel 1953 sarebbe comprovato dai timbri sul passaporto, ma questi non dimostrano certo che ha incontrato Fulcanelli come androgino divino in una dimensione onirica. Per il resto, lui e Champagne sono praticamente gli unici ad aver incontrato il maestro e la maggior parte delle informazioni su di lui vengono direttamente da Cancellier. È impossibile valutare senza riscontri se riferisca cose vere o stia semplicemente inventando. Qualcuno ha finito per sospettare così che Fulcanelli sia lo stesso Cancellier. Questa teoria è poco probabile perché Cancellier era molto giovane negli anni 20 del Novecento, forse troppo per scrivere dei testi come quelli di Fulcanelli. Però ciò non toglie che può essere inattendibile. Tutta la storia della nascita di Fulcanelli nel 1839 e del fatto che avesse più di 70 anni è basata sulle parole di Cancellier, quindi anche questa cade alla prova dei fatti. Se togliamo due persone già interessate di occulto e interessate a diventare famose in ambito esoterico tramite la figura di Fulcanelli, Cancellier e Berger, non resta nessuna prova o traccia diretta che Fulcanelli sia esistito. Rimangono alcune brevi lettere firmate a suo nome, di cui riparleremo tra poco, e solo due libri sotto questo pseudonimo che una persona di cultura, esperta di alchimia e esoterismo, ha scritto. Questa persona però potrebbe essere un po' chiunque con queste caratteristiche nella Parigi di inizio Novecento. E infatti negli ultimi decenni si sono rincorse le teorie che hanno provato a identificare Fulcanelli in occultisti o scienziati della Parigi primo novecentesca. Se siete interessati trovate in descrizione le indicazioni bibliografiche per scoprire le varie teorie, molte delle quali sono anche ben argomentate. Qui però, riordinando le prove, mi concentrerò su una persona in particolare che potrebbe risolvere il mistero Fulcanelli. Nella narrazione di Cancellier, Fulcanelli sarebbe scomparso tra il 1922 e il 1925, anno in cui pubblica la prefazione dove, se vi ricordate, scrive: già da molto tempo ormai l'autore di questo libro non è più tra noi. Sempre nella sua narrazione, Fulcanelli sarebbe sparito per proteggere il proprio anonimato, i segreti che custodiva e soprattutto per ascendere a un nuovo livello di esistenza. Ma nella realtà l'ultima traccia tangibile di Fulcanelli risale al 1930, quando esce il suo secondo libro, Le dimore filosofali. Normalmente, se non avessimo il resoconto di Cancellier, che può non essere vero, si tenderebbe a considerare la sua scomparsa poco dopo questa data. E chi è che è scomparso dopo questa data? Beh, qualcuno lo abbiamo incontrato in questa storia e qualcuno di assolutamente non secondario nella vicenda Fulcanelli. Se vi ricordate, nel 1932 fu trovato morto Jean-Julien Hubert Champagne, proprio l'altro che insieme a Cancellier diffuse la fama del maestro Fulcanelli.
Forse dietro Fulcanelli si celava proprio questo strano artista appassionato di alchimia fin da ragazzino, nato nel 1877, quindi per motivi anagrafici possibile maestro di Conselier, che era di 22 anni più giovane. Sia Conselier che Champagne hanno sempre negato di essere loro Fulcanelli e c'è chi dà loro fiducia, ma molte prove sembrano puntare nella direzione opposta. Tutti e due i libri hanno la stessa prefazione, quella di Conselier, lo stesso illustratore, Champagne e lo stesso editore, Chemy. Proprio l'editore Chemy ha testimoniato in seguito un fatto strano. Qualche tempo prima di pubblicare Il mistero delle cattedrali incontrò un uomo appassionato di significati alchemici nell'architettura e di linguaggi in codice, e quest'uomo assomigliava a Champagne. Quando poi Conselier e Champagne portarono all'editore le illustrazioni, Chemy notò la somiglianza assoluta tra il disegnatore e l'uomo che aveva incontrato qualche tempo prima. In più notò che nonostante Champagne fosse presentato come un semplice collaboratore, Conselier si rivolgeva a lui in maniera ossequiosa, chiamandolo maestro, mio maestro, mentre parlavano. Questo fa sospettare, se Chemy parla in buona fede ma avrebbe meno motivo di tanti altri di mentire, che il maestro di Conselier, ovvero Fulcanelli e Champagne, siano la stessa persona. Nella prefazione alla prima edizione dell'ottobre 1925, Conselier non manca tra l'altro di ringraziare Champagne, ponendo il ringraziamento in un punto importante proprio a conclusione della prefazione, ma definendolo solo pittore senza ricordare minimamente i suoi interessi nell'alchimia. Ed ora mi sia permesso, in nome dei fratelli di Heliopolis e mio, di ringraziare caldamente l'artista al quale il mio maestro affidò l'illustrazione del proprio lavoro. Infatti, grazie al talento sincero e minuzioso del pittore Julien Champagne, Il mistero delle cattedrali riveste il proprio austero esoterismo d'un superbo mantello di disegni originali. Vedete bene che Conselier evita accuratamente di parlare di uno Champagne alchimista, e questi sono solo alcuni degli elementi che fanno sospettare di Champagne. Se vi ricordate, abbiamo parlato del sodalizio di Champagne anche con un giovane svizzero di nome Schwaller de Lubitsch. Insieme i due stavano tentando di ottenere il famoso blu di Chartres, e ora che conoscete la storia di Fulcanelli forse vi suonerà un campanello d'allarme a sentire che erano interessati ad una cattedrale gotica. La studiosa francese Geneviève Dubois ha ricostruito sulla base di lettere, documenti inediti e testimonianze l'ambiente esoterico al quale il cosiddetto Fulcanelli apparteneva, e sostiene che per la nascita della figura di Fulcanelli sia stato fondamentale il rapporto tra Champagne e Schwaller de Lubitsch, iniziato precedentemente rispetto a quello tra Champagne e Conselier. In sostanza, Schwaller de Lubitsch avrebbe conosciuto Fulcanelli alias Champagne a Parigi nell'ambito dei circoli esoterici, e i due avrebbero iniziato una collaborazione in cui Schwaller pagava Champagne per i suoi esperimenti per riprodurre la tecnica delle vetrate di Chartres, visto che l'uno era un artista e l'altro aveva conoscenze teoriche anche di chimica. Il rapporto era presumibilmente confidenziale. Inavvertitamente però Schwaller de Lubitsch avrebbe mostrato a Champagne un suo testo sul significato alchemico nascosto nelle cattedrali gotiche. Champagne gli avrebbe chiesto di farselo prestare e lo avrebbe tenuto per diversi giorni, il tempo necessario a copiarlo. Champagne sconsigliò poi a Schwaller di pubblicarlo perché avrebbe rivelato troppi segreti dell'iniziazione alchemica. Anche qui Schwaller, che non fa la figura della volpe in questa storia, gli diede ascolto. Champagne avrebbe poi autonomamente fatto delle aggiunte al testo di Schwaller, visitando in prima persona le cattedrali. Solo in seguito Champagne sarebbe entrato in contatto con Conselier, e secondo la Dubois, Conselier era ignaro che Champagne aveva copiato il testo di Schwaller e lo considerava un vero maestro, anche perché Conselier aveva solo 16 anni, era giovane e facilmente manipolabile. In ogni caso, nel 1926 uscirà Il mistero delle cattedrali e Schwaller rimarrà sorpreso nel vedere che Champagne aveva plagiato il suo testo. Nonostante questo, la cosa non lo interesserà mai più di tanto, essendo ormai più interessato a studi di egittologia. Ugualmente, le dimore filosofali sarebbe in parte un plagio degli studi del bibliotecario Pierre Dujols, amico di Champagne. Dujols aveva aiutato Champagne a migliorare il primo testo, forse pure lui ignaro del plagio come Conselier, ma Champagne, alla morte di Dujols, replicò lo schema del furto di opere pubblicando a nome Fulcanelli le dimore filosofali.
A riprova di questo, pare che lo stesso Conseiller, scoperto l'inganno dopo la morte di Champagne, scriverà una lettera nel 1933 a Schwaller de Lubitsch, biasimando il comportamento del defunto maestro. Pure Jacques Berger, la seconda fonte nella nostra storia, prossimo alla morte, avrebbe rivelato di sapere che la vera identità di Fulcanelli, cioè la persona che disponeva delle conoscenze necessarie per essere il vero autore del mistero delle cattedrali, era proprio Schwaller de Lubitsch. Schwaller stesso sosterrà sempre che Fulcanelli fosse in realtà Champagne, che era un falso maestro, un alchimista fallito e un plagiario. Se la storia in sé non vi convince, ci sono prove più tangibili e oggettive dei resoconti di Schwaller sull'identità tra Champagne e Fulcanelli. Campioni di scrittura di Champagne e Fulcanelli sono stati confrontati e mostrano una notevole somiglianza. La definizione Apostolus Hermetice Scientiae con cui si firmava Fulcanelli nella sigla AHS compariva proprio sulla tomba di Champagne. L'iscrizione è stata probabilmente vandalizzata in seguito, ma rimangono prove fotografiche che lo testimoniano. In più, proprio in fondo al mistero delle cattedrali compare quello che anche Conseiller considera lo stemma di Fulcanelli con un cavalluccio marino e la scritta Uber Campa Agna. Alcuni vogliono interpretare la scritta come un rebus alchemico, ma in realtà Uber Campa Agna può essere facilmente la forma latina per Uber Champagne, e questo è proprio il secondo nome, ovvero il nome del padre e il cognome del nostro artista Champagne. Molto probabile quindi che il maestro Fulcanelli sia stato proprio quel povero uomo morto in preda all'assenzio in una fredda notte del 1932, ma per chi preferisce credere alle leggende, magari ancora vivo e vegeto alla soglia dei 200 anni di età, per non dire 500, e compare qua e là per il mondo tra i pochissimi ad aver raggiunto la grande opera. Spero che il video vi sia piaciuto, mi sono divertito un sacco a documentarmi su Fulcanelli, ma ha richiesto anche tantissimo tempo e impegno. Se l'avete apprezzato, iscrivetevi o abbonatevi al canale per supportare quello che faccio e consentirmi di portarvi altri contenuti come questo. E se volete condividere il video con amici, sicuramente gli farete conoscere una storia ai limiti dell'incredibile. Vi ringrazio per la visione e vi lascio con il motto di Fulcanelli che conclude il mistero delle cattedrali. Sapere, potere, osare, tacere.